viva vita fa capace, un coppo mondo non ci sta, nata cosa che è più bella, che è più bella non bagna. È bello magna, è bello magna, favorita che la faccia consumare. Ciao, sono Anna, vi oggi cuciniamo noi. Oggi prepariamo la lasagna. Allora, qui sul banco non ho nulla della lasagna, quindi mi devo creare il tutto. Partiamo prima dalla pasta fresca, perché io quando faccio la lasagna faccio tutto io, e quindi proprio sia la besciamella che la pasta. Allora, iniziamo dalla pasta. Ho messo all'incirca 300 g di farina, poi mi serviranno due uova, un pizzico di sale e quasi 100 g di acqua, perché praticamente faccio la pasta su 300 g due uova, e poi se mi risulta troppo secca la vado a finire di lavorare con l'acqua, non metto proprio tutte le uova, così viene anche un po' meno pesante. Poi per la besciamella 500 g di latte, 50 g di burro, 50 g di farina, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e un pizzico di noce moscata. Poi per il sugo l'ho fatto semplice, praticamente noi la lasagna la facciamo con le polpettine e non con il sugo alla bolognese, quindi mi tocca fare una valanga di polpettine, così io dopo le impasto le faccio friggere a mamma. Qui ho messo già in ammollo, che già l'ho ammollato, 250 g di pane, 400 g di macinato, perché poi mi serviranno anche per un'altra cosa, poi sale, pepe, abbondante formaggio e due uova. Quindi questo è tutto quello che ci serve per fare la lasagna. Ovviamente ho messo già a fare il sugo, perché è la cosa che ci vuole un po' più di tempo. Quindi io adesso proseguo con iniziare a farmi le polpettine, poi mano a mano vediamo assieme. Quindi io praticamente il video lo stacco e riprendo ogni volta che faccio qualcosa, quindi è così. Quindi polpettine, ci metto la carne macinata, che sarebbe 250 g di carne macinata di maiale e 150 g di carne di vaccino. Quindi ora ci metto due uova, formaggio, che poi può essere sia romano che parmigiano che grana, e pepe. Quindi adesso io mi vado a fare il classico impasto per le polpette. O mi sposto un pochettino di cose, perché altrimenti non sarebbe impossibile. Qui ci stanno due cose, perché questi li devo riempire tutte di polpettine e di coscolle. Io ho quasi finito di preparare tutte le mie cose, adesso come ultima cosa mi sto facendo la pasta. Infatti ho adoperato tutti i 100 g di acqua, 80-100 g, e quindi mi sto tirando, sto facendo l'impasto per la pasta. Ho fatto già le polpettine, il sugo pronto, besciamella pronta, quindi mi rimane solo da fare questo e poi assemblare tutto. E abbiamo fatto. Eccomi qua, io ho preparato tutto. Mi sono messa la besciamella, il sugo, le polpettine, pepe, formaggio, la teglia e la pasta lì che ho tirato. Adesso nella teglia non vado a mettere né burro né sugo, ma vado ad utilizzare l'olio delle polpettine. Ci metto un po' di sugo, ok. Adesso metto la pasta che ho tirato. A me non è molto uniforme, perché praticamente dopo poi vado a sovrapporre gli strati, quindi non è fondamentale per me avere gli strati belli tutti tagliati a misura. Quindi parto prima con la base e la metto, e mi vado a riempire gli spazi vuoti, così. Adesso ci metto un po' di sugo sulla base della nostra pasta,
Poi ci vado a mettere le polpettine, la besciamella, formaggio e poi lo ricopro. È tutta handmade la mia lasagna. Quindi ora ci metto le polpettine, una bella branata di polpette, che poi possiamo fare anche le polpette grandi e poi le spezzettiamo. Però noi per usanza facciamo le polpettine. Polpettine a go go. Poi ci metto la besciamella. Io la besciamella non la faccio troppo densa, perché sennò dopo mi rimangono tutti i grumettini. La faccio abbastanza liquida, così tutto bello a fiocchettini. Adesso ci metto il formaggio. Io sto adoperando il romano, un po' di pepe, e me la vado a ricoprire. Io non l'ho precotta, perché voi sapete, praticamente con l'umidità del sugo mi si cuoce. Quindi lo metto altro sugo e quindi proseguo. Sugo, polpette, besciamella, formaggio, pepe e pasta. Nel penultimo strato, dove poi so che ho finito, cerco di far andare le polpette in modo che quando la vado a ricoprire non mi si forma l'avvallamento. Quindi me lo vado a pareggiare con le polpettine. Quindi mi vado a mettere l'ultimo strato di pasta, lo presso un pochettino. Me lo ricopro e cerco di far andare i bordi al di sotto. Quindi la mia situazione è questa. Adesso praticamente ricopro col sugo, besciamella, formaggio e pepe. Poi ci metto un altro po' di olio, sempre delle polpettine, giusto perché poi si fa la crosticina. Formaggio, pepe. Quindi io adesso questa me la inforno, vedi se si vede, io adesso questa me la inforno 20 minuti, funziona il grill, tanto è tutto cotto, è giusto che mi si compatta. Quindi noi ci vediamo dopo. Noi abbiamo fatto la nostra lasagna e questa è tutta nel complesso. Quindi noi l'abbiamo tolta 10 minuti fa, appunto per farla posare del tutto, riposare. Eccola qua. Questa è tutta la nostra lasagna. Quindi noi con questa vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Vi ricordiamo che ci potete trovare sempre su Facebook o tramite amicizia tramite la nostra pagina su Google Plus, su Twitter e su Instagram, @giucinamore84, su YouTube mi iscrivete, se vi va condividete. Un saluto a tutte le nuove iscritte, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao, buon appetito. Permettete, andiamo a mangiare.